Ben arrivati in un nuovo vlog. Sì, lo so, non ci vediamo da qualche giorno. Avete visto, credo quasi sicuramente, delle immagini che avevo registrato mercoledì quando sono andata al mare. Sono andata giusto un paio d'ore al mattino e poi sono tornata a casa. E poi giovedì sono stata male. Infatti, se mi seguite su Instagram lì vi avevo un po' aggiornato, ho avuto un piccolo malore legato al caldo, nulla di grave, mi sono un po' spaventata. Accaldata da fuori, entra e esci dal negozio, niente, mi è crollata la pressione, sono collassata e niente, quindi ho iniziato a sudare, freddo, ero praticamente fradicia dalla testa ai piedi. Per fortuna nulla legato allo stomaco, ma io su questo sono sempre stata molto delicata, quindi non sono una da bevo acqua fredda o mangio cose fredde, anzi. Quindi è stato semplicemente un discorso di calo di pressione dovuto allo sbalzo di temperatura. È la prima volta che mi capitava così, infatti mi sono molto spaventata, per fortuna non ero da sola, poi è venuto mio papà a recuperarmi e sono stata 2 giorni praticamente tra letto, divano, divano, letto, senza fare niente. Oggi è sabato, sto decisamente molto molto meglio, non ho fatto praticamente nulla per questi 2 giorni. Ne ho acceso fotocamera né altro, mi sono messa sul mio divano, mi sono fatta delle belle maratone di Law & Order, specialmente ieri che iniziavo a stare un pochettino meglio, salvo un po' di mal testa, e in tutto questo ovviamente era il primo giorno di ciclo, quindi probabilmente anche quello non mi ha aiutato a star bene, ecco. Però mi sono ripresa, oggi rientro al lavoro perché appunto questi 2 giorni sono stata anche ferma dal lavoro e nulla, quindi questo è il motivo per il quale questo vlog credo di farlo uscire lunedì in serata. Penso che lo vedrete quasi sicuramente lunedì perché oggi appunto è sabato, passata da poco l'ora di pranzo, quindi non riesco sicuramente a editarlo adesso. Stanotte me ne vado direttamente a letto quando torno dal lavoro, quindi non mi metto a editare il video per farvelo uscire domani mattina perché comunque voglio cercare di riposarmi. Poi tanto comunque lavoro oggi, domani, lunedì sono in festa dal lavoro, quindi lunedì tra l'altro danno tempo un po' così, quindi credo di non andare neanche al mare. Buongiorno, siamo lunedì mattina, io sono ancora nel letto come si può praticamente vedere dalla mia faccia. Inizio a non sopportare più questi capelli tutti della stessa lunghezza fatti lisci. Stamattina stavo pensando di ritornare al vecchio ciuffo, non lo so. Però magari aspetto che finisca propriamente il periodo estivo, se ne riparlerà magari verso ottobre, perché non lo so, inizia ad annoiarmi tenuto così. Cioè, mi piace l'idea del mosso di quando li ho fatti l'ultima volta, quindi fatti tutti mossi. So che molti di voi preferiscono liscia, però non lo so, ci sto un po' ragionando, anche perché appunto è molto più pratico e gestibile effettivamente anche da mettere indietro così. Però io non sono mai stata una da mi metto i capelli dietro le orecchie, quindi sta cosa mi infastidisce. Sono le 7:30, io un altro po' devo uscire a fare un paio di commissioni, poi mi aspetta una giornata credo casalinga, anche perché il tempo non è granché, quindi sicuramente niente mare. E in realtà ho tipo una do list di cose da fare abbastanza strong. Dovrei andare anche a ritirare i piumini che avevo portato in tintoria, ma non so se la tintoria sia chiusa per ferie oppure no, tanto ci devo passare davanti a piedi, ci butto un occhio così se è aperta vado a ritirarmeli, faccio una magari pulizia anche nel letto contenitore, tanto li faccio mettere sotto vuoto e li vado a incastrare tra una cosa e l'altra. Volevo farvi vedere poi 3 prodottini nuovi che ho preso per la lavatrice, sono 3 prodotti diversi, di 3 tipologie diverse, di 3 brand diversi, che non ho mai provato, quindi intanto ve li mostro per farveli un po' vedere e magari datemi un po' il vostro feedback se voi li avete utilizzati. Direi che ci vediamo al mio rientro a casa, farò poi colazione anche quando rientro a casa perché non l'ho fatta stamattina, ho preso solo giusto un caffè a stomaco vuoto e poi faccio colazione con tutta calma al mio rientro, ecco, non sto fuori tanto, devo fare giusto un paio di commissioni velocissime e quindi a più tardi. Allora, eccoci qua, io sono arrivata a casa da un po', ho fatto anche una piccola tappa dal cinese, poi faccio vedere le cose che ho preso. Sto utilizzando da un paio di settimane questa marmellata qui, questa della Probios, albicocca italiana, senza pectina aggiunta, solo zuccheri della frutta
Questa qua è albicocche 130 grammi per 100 grammi di prodotto finito, succo d'uva concentrato al 25%, fine, non c'è nient'altro. Potrebbe contenere residui di noccioli. L'unica cosa che ha questo di particolare è che, vabbè, a parte che io l'ho quasi finita, come potete vedere, è che ha proprio i pezzettoni. Ora questa è una fetta biscottata, vediamo se riesco. Oggi non mi metta a fuoco. Ok, vedete, questa è una fetta biscottata. Questo non è yocodato marmellata, tutto spiano, sono proprio i pezzi. Il sapore è molto buono, l'unica cosa mi scocciano questi pezzettoni. Forse la sento per i miei gusti, nonostante appunto non ci siano zuccheri aggiunti, un po' dolcina. L'unica cosa, sono 220 grammi di prodotto, l'avevo pagata quasi 5 euro, quindi non è particolarmente economica, però appunto questa è una composta, infatti composta biologica spalmabile di albicocca con pezzi di frutta senza glutine. E vabbè, finisco di fare colazione, volevo segnalarvela perché non mi ricordo se ve l'avevo fatta vedere quando l'avevo acquistata. Finita questa, inizio quella dell'alce nero ai frutti di bosco, che non vedo l'ora. Mi piace di norma cambiare. Ho paura però poi di farle andare a male, quindi cerco di aprirne una, consumare quella, anche perché vario molto le colazioni di mattina in mattina, e stamattina però mi andavano le fette biscottate, quindi finisco di fare colazione. Eccoci, ho finito adesso di chiacchierare con voi su Instagram e adesso mi dedico a YouTube, cioè mi dedico sempre a voi, ma su YouTube. Poi mi dedicherò alla parte burocratica di quello che devo fare, un sacco di documenti da stampare, compilare, inviare. Sto lavorando a dei lavori che vedrete principalmente su Instagram a ottobre. E poi oggi voglio mettermi anche un po' a programmare la prima settimana di settembre per quanto riguarda i contenuti. Qualcosa inizierò a registrare, volevo registrare oggi, perché il primo video che vorrei mettervi è proprio sul tour completo della sala, però c'è un però, e ho preso una piantina nuova e una è un po' lì che non si sente tanto bene, però non capisco, forse io ho dato troppa acqua, potrebbe, è troppo amore nella vita, anche con le piante, non solo con le persone, non fa bene. E quindi stavo fin pensando se riuscissi a fare una tappa da IKEA o a prendere un vasetto carino in settimana, comunque tanto vorrei metterlo il primo di settembre, quindi ho ancora tempo la settimana quella che viene. Quindi vi ho dato uno spoiler. Il primo video di settembre sarà il video sulla sala, lo vedrete nella prima settimana di settembre. Mi avete chiesto anche il video, me ne ero anche completamente dimenticata, dell'organizzazione dello sgabuzzino, arriverà anche quello, magari facciamo piccoli step, non vi butto lì tutto insieme. E quindi vorrei mettermi un po' a programmare, vi metterò probabilmente più tardi in cucina col portatile, dato che ce l'ho, a fare tutte le cosine, anche perché almeno sto comoda, larga, ho più spazio rispetto al fisso e devo, nel frattempo sto vloggando, quindi devo editare la parte del vlog. Allora, mi sono spostata in cucina perché almeno sono seduta e vi faccio vedere bene tutte le cosine. Vi mostro prima le cose che ho preso stamattina dal cinese. Allora, ero andata principalmente per prendere questi, che sono i gancetti, quelli adesivi che mi avete visto in uno dei video le tre cose che tutti abbiamo a casa, come poter utilizzarle. Oltretutto avevo ricevuto un commento sotto quel video dove si diceva che non mi ero inventata nulla di nuovo, ma sono cose viste e riviste, non ho mai detto di aver inventato l'acqua calda, io semplicemente queste cose le facevano, le hanno sempre fatte i miei ancora prima dell'avvento dei social, quindi non mi sono inventata nulla, era semplicemente un modo di far vedere io come utilizzo alcune cose in casa, ma non ho voglia di perdermi, cioè starmi a giustificare. Ho già detto fin troppo. Allora, ho ripreso questi qua perché uno di quelli che avevo non ha ceduto propriamente, cioè questo qua non è che è cascato, non ci stava più, ma si era proprio scollata la parte adesiva, cioè mi era rimasta la parte adesiva appiccicata e quindi me ne servivano altri, non mi ricordo quanto li ho pagati, ce ne sono quattro, ma questi qua li utilizzo anche per altri usi. Poi ho preso le bacchette, queste qua delle tende, perché vi avevo fatto vedere che avevo una delle asticelle del sottolavello dove ho appeso tutte le cosine che iniziava un po' a inclinarsi, dato che ero lì le ho viste, mi è venuto il flash e le ho prese, così vado a sostituirla. Poi ho preso questa qui che è una bottiglia per l'olio. Allora, io spero che a livello di altezza mi ci stia, perché è il mio unico dubbio, ho pagato 1,90 euro.
È in vetro, io la tengo comunque al chiuso, quindi non la tengo in vista per quello che magari non la prendo fatta di vetro scuro, perché in teoria l'olio va tenuto nelle bottiglie di vetro scuro se, per evitare che prenda la luce, e, però appunto io non la tengo in bella vista sul piano di lavoro, ma se ne sta al buio all'interno del mobile e ho preso questa qua. Non lo so, devo vedere se tenerla oppure portarla indietro. È da 250 ml e ho pagato 1,90 euro, va benissimo. Avevo visto qualcosa su Amazon, ma io un'oliera a 12 euro, poi sono anche tanto alte, non lo so, mi lasciava un po' così, però non so se la terrò o se la posso cambiare. Poi ho preso, prima di fare vedere queste due cose qua, faccio vedere, ho preso questo cestinetto qua. Mi ci è caduto l'occhio, allora io volevo già cambiarlo già da diverso tempo, il cestino quello per le mollette, per due motivi. Il primo, il colore, perché io quel fucsia non ne posso più di vederlo, perché proprio non mi piace da un punto di vista cromatico. E punto secondo, ora non so dove ho messo il cestino delle mollette, vabbè, tanto poi dopo lo laviamo e lo travasiamo tutte qua dentro. Ho tante mollette che a volte finiscono, quindi dovrei comprare ulteriori mollette e ogni volta tiro fuori una molletta me ne cascano 10. Così mi sono detta, va bene, questo potrebbe essere una soluzione. È un grigio scuro, un grigio antracite, ha questa parte bianca, lo volevo nero, ma ho visto un po' su Amazon, non ho visto niente, io devo andare in giro a farmi mille giri, mi è cascato l'occhio, era l'ultimo, ho detto, beh, sai che ce lo prendo, questo qua l'ho pagato 4,90 euro e ci stanno belle comode. Ho fatto la prova per vedere se mi sta fuori nel mobiletto del balcone, perché poi è stato quello la mia ansia successiva, ma ci starà nel mobiletto, ci sta, quindi lo tengo. Ovviamente ora dopo ci do una bella lavata e poi vado a metterci dentro tutte le mie mollette. Poi ho preso, questo qua l'ho pagato 5 euro e qualcosa, questo bidoncino qui, fatto così da utilizzare per la differenziata, fatto in questo modo perché spesso e volentieri mi trovo a non sapere dove mettere cose, nel senso qua a Genova non abbiamo la raccolta differenziata a giorni, abbiamo i bidoni della differenziata, in ogni via ci sono tutti i vari bidoni dell'umido, della plastica, della carta, del vetro, quindi uno volendo può buttarla anche tutti i giorni, quindi non c'è un giorno preciso. E, però capita che io delle volte esco di casa che sembro veramente Babbo Natale perché ho mille sacchetti e a volte capita magari di avere tanto vetro di volta in volta, la carta è il meno, perché la carta magari ad esempio adesso qua ho la scatola della Degusta Box, ci butto dentro tutta la carta che accumulo magari qua e oggi, ecco, però non è che tutti i giorni ho spazzatura da buttare, però volevo un qualche cosa anche nel caso da portarmi giù, così nel caso fosse pesante da svuotarmi poi io. E questa qua mi sembrava un'idea adatta. In realtà questo qua nasce, credo, per metterci a un contenitore, non è propriamente un bidone di spazzatura. Fatto così, io pensavo di metterci dentro un sacchettino a una media capienza e se mi ci trovo bene, magari ne andrò a prendere altri. Ne avevo un po', direi. E poi, che non c'entrano niente, allora, io questo qua l'ho visto da Nicole. Nicole, se stai guardando il video, perché poi mi scoccia disturbarla, poverina, in direct ogni volta, ma ad occhio, perché ho abbastanza buona memoria visiva, aveva fatto vedere che aveva preso per il suo diffusore quello spray di Glad, che ho anch'io nella stessa identica versione. Credo che il brand fosse questo, Fresh Aroma. Lei aveva fatto vedere che ne aveva preso uno alla vaniglia e qualche cosa, e aveva detto che era super intenso il profumo e che si sentiva tanto, nonostante lei la profumazione della vaniglia è tanto dolce, quindi è una cosa che non le piace più di tanto. Io l'ho preso da tenere in bagno, perché io ce l'ho in bagno, dato che mi è rimasta forse ancora una di queste di Glad che mi avevano inviato per il lavoro che avevo fatto con loro su Instagram lo scorso anno. Mi sono lanciata e ho preso il talco bianco. C'erano tantissime profumazioni, ho pagato 1,55 euro, mi sembra. E vediamo, appena finisce quello che ho in bagno, proverò questo, vi saprò dire nel caso magari testerò altre profumazioni. Però Niki, fammi sapere se è questo il brand. Direi di sì, perché mi sembra di ricordare di sì, però appunto non volevo disturbarla.
E poi infine ho preso questa cosa qua. Allora, vi ho parlato di un ammorbidente che mi sta piacendo tantissimo e ve lo farò vedere comunque da qui a breve, arriverà proprio un video sui prodotti scoperta dell'ultimo periodo per quanto riguarda i detersivi. E io avevo preso l'ammorbidente della Tesori d'Oriente, quello della linea Thalassotherapy, a l'acqua delle Figi e alghe marine, che tra l'altro ho fatto vedere proprio Nicole che ha acquistato da non tanto. E io ho trovato il profumo. Allora, ha un profumo molto, secondo me, aspettate, me lo sono spruzzata addosso, molto, molto maschile. Cioè, secondo me è più una profumazione maschile, ma io prediligo queste profumazioni un pochettino più così particolari rispetto magari a quelle fruttate o fiorite. Ed è buonissimo. La cosa infatti che adoro dell'ammorbidente è che lascia i capi straprofumati. Io ho le maglie del lavoro che proprio profumano anche da asciutte nei giorni successivi. E siccome mi piace proprio quel profumo lì, e ho visto che c'era il profumo, l'avevo cercato anche dalle altre parti, ma non l'avevo visto, non sono più andata però ad acqua e sapone. Mentre ero lì dal cinese l'ho visto, ho detto no, ti devo portare a casa. Sono 100 ml di prodotto, l'ho pagato 4,55 euro. Ho detto vabbè, lo prendo. Quindi questo qua ogni tanto magari me lo spruzzo addosso, dato che io non sono una grande fan dei profumi, però questo qui mi è piaciuto tanto e appena l'ho visto l'ho acchiappato. Quindi queste sono le cosine che ho preso dal cinese. Allora, voglio fare una premessa. Questa cosa qui che ho appena fatto di scaldare l'etichetta col phon, l'ho vista da Francesca di Una Casa alla Volta. La trovate su Instagram, vi lascio comunque il contatto qui. Lei è un interior designer, ha un sacco di seguito, quindi credo che la maggior parte di voi la conosca. E ha fatto vedere questo trucchetto qua che io non conoscevo, ossia passando l'aria calda del phon riuscite a togliere l'etichetta senza lasciare quelle brutti segni di carta strappate. Avete visto che è venuta via immediatamente. E niente, quindi condivido con voi a mia volta questo trucchetto, ovviamente citandola, perché io questa cosa l'ho vista fare da lei e quindi sapete che mi piace sempre citare le mie fonti e così l'ho staccato. Stavo fin pensando che potrei anche pensare di fare la stessa cosa, cioè prenderne magari due e posizionarli all'esterno, questi bidoncini qua. Vediamo un pochettino come si comporta.
ci siamo spostati in bagno nel mio meraviglioso angolo lavanderia. E sì, ci sono quei foglietti a chiappa colore lì perché li ho ricomprati, ma non mi ci stavano tutti lì, quindi li ho messi là quelli che devo smaltire. E vi lascio comunque magari in info box e qui sopra pochino informazioni per il video sull'angolo lavanderia. Ma andatelo a vedere quando avete finito di vedere il vlog, se no il vlog vi rimane a metà. Allora, vi ho appoggiato sul cavalletto così almeno non vi faccio venire troppo il mal di mare e mi avvicino io ai prodotti. Allora, ho preso questi tre prodottini qua, che sono tre prodotti che io non ho mai provato. Questo qui credo che sia un prodotto novità perché Esselunga me lo dava come prodotto novità. Ed è della Felce Azzurra, è il profumo avvocato alla profumazione classica. C'era anche quello all'orchidea nera, però io ho preso questo classico, quindi ho pagato 5,99 euro al classico profumo del Felce Azzurra. Potreste farmelo anche alla profumazione lime, menta o bergamotto, ora non mi ricordo, quello che uso per lavarmi. Il dosatore è fatto in goccine così, quindi rischiate che non vi fuoriesca troppo prodotto. Sono 220 ml di prodotto, vi leggo le istruzioni d'uso. In lavatrice per 4-5 kg di bucato, un tappo 10 ml direttamente nella vaschetta dell'ammorbidente prima del ciclo di lavaggio. A mano un tappo in 10 litri d'acqua, oppure in asciugatrice, potete metterlo anche in asciugatrice, un tappo 10 ml su un panno di cotone da inserire nell'asciugatrice. Aumentare la dose in base all'intensità del profumo desiderato. Per un bucato incredibilmente profumato e morbido, usalo con ammorbidenti a Felce Azzurra. Allora, io gli ammorbidenti Felce Azzurra sono un nì per me, nel senso che mi ammorbidiscono ma non sento il profumo, quindi potrei anche fin pensare di prendere di nuovo un ammorbidente Felce Azzurra appena lo becco in offerta e fare l'esperimento. Qui c'è anche la piramide delle profumazioni, la leggo: testa, arancia, pino rosa, il cuore, lavanda, patchouli, petit grain. Il fatto che ci sia un po' di lavanda, se in minima dose, non mi crea grossi problemi di dermatite, proprio il sovraccarico è il problema. Il fondo muschio citronella. Non avrei mai pensato onestamente alla citronella, comunque lo provo, vi faccio sapere se l'avete già usato, ditemi. Io l'ho trovato da Esselunga, prezzo 5,99 euro. Poi da Lidl, perché questi qua entrambi li ho presi da Lidl, questo qua l'ho pagato 1,89 euro, c'era questa linea di Coccolino Intense, un'esplosione di freschezza ultra concentrato, e io ho preso questo qua alla profumazione Raggio di Sole. Mi incuriosiva, volevo prendere quello blu perché io vedo un ammorbidente blu, devo provarlo, non si sa per quale ragionamento, e però ho detto: senti, Raggio di Sole, orientiamoci verso il sole. La cosa che mi è piaciuta di questo è che ha questo erogatore fatto in questo modo qua, fatto col beccuccio, aspettate che... Ok, fatto in questo modo qua. Sapete che io poi li travaso, ma al momento nella mia bottiglia dell'ammorbidente, la mia bottiglia dell'ammorbidente, perché poi non si capisce questa, quindi lo utilizzerò per la lavatrice degli asciugamani di stasera, quindi magari non credo di darvi un feedback proprio oggi, ma se lo avete già provato fatemi sapere. E poi ho preso, perché il mio sta, come si può ben vedere, sta terminando e ancora sul sito di Verde Vero non ci sono le spedizioni gratuite, ho trovato questo percarbonato di sodio della linea Pura puro ecodetersivo concentrato. Il brand è Natura Amica, è un pack riciclabile in carta, quindi va nella raccolta differenziata, e sono per 20 dosi. Non l'ho mai trovato, l'ho pagato 2,99 euro e sono 250 grammi di prodotto, non particolarmente economico perché io quello di Verde Vero lo pago, mi sembra 4,90 euro un chilo, però quello sta per finire e l'ho visto, mi è venuto il flash che mi serviva e l'ho comprato. Cioè, onestamente no, non avevo visto neanche il prezzo, l'ho preso senza guardare il prezzo, poi il prezzo l'ho controllato nello scontrino. Se lo avete già provato fatemi sapere. Con quello di Hyper Soap non mi ero trovata bene, ve l'avevo già fatto vedere nel video dei determinati.
testerò anche lui e ne riparliamo. C'era anche acido citrico, cura lavatrice e altri prodotti, però io ho preso soltanto questo qua. Se capiterò di nuovo da Lidl, sapete che ogni tanto poi c'è quello spazio con le cose invendute che vengono scontate ulteriormente, magari acquisto non l'acido citrico perché come vedete ce l'ho ancora tutto qua, ma altri prodotti per la lavatrice da provare. Queste sono le tre cosine che ho preso, non sono proprio, cioè per me sono delle novità perché io non le ho mai provate. Questo qua dovrebbe essere, ripeto, un prodotto nuovo perché non l'ho mai visto prima. Questi qua sì, li avevo già visti, ma non sono proprio, cioè per me sono delle novità perché io non le ho mai provate. Questo qua dovrebbe essere, ripeto, un prodotto nuovo perché non l'ho mai visto prima. Questi qua sì, li avevo già visti, ma non li ho mai provati, quindi testerò per voi e poi ne riparliamo. Eccoci qua di nuovo, sono le 3 del pomeriggio e devo ancora finire di fare miliardi di cose burocratiche, come già vi dicevo stamattina, e ho solo stampato per ora e mi sono messa a editare tutta la prima parte del vlog, così ve lo metto già in caricamento e stasera alle 9 ve lo butto online, così subito almeno riuscite a vederlo. Però volevo togliermela di mezzo perché ce l'ho in casa da più di una settimana, ma poi sono stata male e quindi non ho registrato niente. Svuotiamo la degusta box del mese di agosto, mi è stata omaggiata come ogni mese dall'azienda. Nell'info box trovate tutte le varie info che vi possono servire. Qua c'è il volantino con tutti i prodottini che ci sono all'interno e io direi di partire da un prodotto che qua me lo dà segnato come regalo, quindi è una cosa in più e questa qua sicuramente farà piacere a chi ha dei bimbi, perché sono queste qui, praticamente questi sono delle caramelline, caramelle morbidelle, sacchetto smaltibile nella carta, senza gelatina animale, e praticamente sono delle caramelle gommose ai gusti di frutta che io non mangerò, però darò a qualche bimbo. Poi partiamo proprio dai prodotti veri e propri. Prezzo consigliato di questi 1 euro l'uno. Ci sono questi prodotti qua del marchio Riso Scotti, non li ho mai visti. Sono i croque gusta, in particolar modo c'è la versione quella mais e riso, questa qua credo che la terrò io, mentre l'altra andrà ai miei, perché come già vi dicevo io con i legumi siamo un po' due cose a parte. Questa qua invece è i legumi piccanti con appunto il mais, legumi piccanti. Non sono fritti e hanno un 60% di grassi in meno. Io terrò uno, l'altro lo darò ai miei. Poi, sempre per la divisione pani e pesci, perché sapete che io poi la degusta box la smisto all'interno della famiglia, questo andrà a mio fratello della Kellogg's. C'è questo prodotto che è nuovo ed è il Crave Snack. Questo qua 2,29 euro, praticamente sono dei fagottini di cereali con il ripieno al cioccolato, suppongo al latte, e senza coloranti né aromi artificiali, sono 120 grammi. Questo qua si andrà a mio fratello che credo che lo apprezzerà molto. Poi, sempre rimanendo in tema colazione, questi me li tengo io, anche perché di questi biscottini semplici non ne ho più, o meglio, sono forse rimasti, no, non ne ho più perché mi è rimasto solo un pacchettino di quelli che uso senza lieviti. Della Gentilini ci sono gli Osvego al malto e miele, questi qua prezzo consigliato 1,49 euro. Io sono onesta, li conosco per sentito dire, ma non li ho mai provati, quindi sono molto molto curiosa di provarli, e quindi questi qua me li tengo io. Sempre per quanto riguarda il tema colazione, e qua sono indecisa se tenerne 1/2 io e il resto donare al resto della famiglia, c'è questo prodotto, perché credo che anche questo sia un prodotto novità, esatto, è segnato come novità, di Morato, della linea Pane Idee, c'è il Nuvolatte, questo qua fatto latte e cacao, prezzo consigliato 1,99 euro, sono praticamente con farina integrale e hanno il 20% di latte, sono 8 panini dolci. Non so se li vedete, ok,
E quindi sono proprio dei panini fatti dolci da poter guarnire a vostro piacimento. Credo sì, quasi quasi, che questi possano andare interamente ai miei, almeno poi se li apre mio papà a colazione e li mangia lui, tanto anche perché io poi vario molto con le colazioni, quindi tenerli aperti, ecco, sarebbe un peccato, quindi questo qua andrà loro, però può essere un'idea carina per una colazione diversa, magari della domenica o se avete dei bimbi. Non li avevo mai visti personalmente al supermercato. Infine, altra cosa dolce, e questi qua dovrebbero essere fasciati singolarmente. Ora controlliamo. Questi due me li tengo io per la mattina in cui ho voglia proprio di fare colazione. Della Mister Day ci sono questi qua, sono praticamente dei muffin con pepite di cioccolato fondente, yuppidoo, e sono senza lattosio. Quindi il prezzo consigliato di questo è 2,79 euro, scusatemi. E questi mi incuriosiscono, li apro con voi giusto per controllare che siano fasciati singolarmente. Dentro ce ne sono 6. Sì, il cioccolato ha un po' subito il caldo di questi giorni, sono piccolini così, piccoli piccoli piccoli, e ne terrò magari giusto due per la voglia improvvisa, il resto do sicuramente ai miei o a mio fratello, vedo un po' chi li vuole, io faccio i sacchetti e poi distribuisco. Poi in qualche degusta box fa avevamo trovato di Ricola il preparato, quello per la camomilla. Adesso c'è il preparato per la tisana, melissa e limoncella. Ottima sia calda che fredda, gradevole e rinfrescante. Io adoro le caramelline, quelle al melissa e limoncella. Però c'è lo zucchero qua, quindi mi sa che questa la darò a mia mamma, che lei sicuramente l'apprezzerà di più. Poi per quanto riguarda, prima di arrivare alle bevande, vi faccio vedere altre due cosine interessanti. Ci sono della Pedon, che avevamo trovato anche qualche mese fa. Il prezzo consigliato, scusatemi, di Ricola è 2 euro, e di questi qua 0,99 l'uno. Ci sono i legumi fatti a snack, fava mediterranea, queste qua che assaggerò prossimamente, e poi edamame con fave e barbabietola, fonte di potassio per una super energia. Fatto così. L'altra volta avevamo trovato forse le lenticchie dei semi. Comunque le terrò da provare. Poi di Sacla ci sono le olive greche snocciolate, fatte in questo formato così, giusto da aperitivo. Sapete che io sono più per le olive nere. Il prezzo consigliato di questo è 1,29 euro, sono 50 grammi di prodotto. Poi c'è della drogheria questo preparato mix speziato per gin tonic. Allora, io ultimamente io sono andata quasi, quasi a stemia, no? No, però bevo molto poco, nel senso che mi capita la birra quando mangio la pizza. Poi per il resto ho eliminato quasi, quasi ogni tipo di alcolico, salvo che io magari non vada a fare qualche aperitivo, però ho molto ridotto, sono molto cambiate le mie abitudini, cioè non che io prima bevessi tanto. Comunque questo qua è un prodotto interessante da tenere. Sono una miscela di spezie essiccate, baccherosa, pepe nero, cardamomo e coriandolo. Lo terrò, il prezzo consigliato di questo è 1,99 euro. Poi passiamo infine alle bevande. Questo andrà a mia mamma: tè al limone in acqua vitasnella con erbe depurative, rosa canina e melissa, con estratto di foglie di tè, senza zuccheri, senza calorie. Il prezzo di questo è 0,99 euro, potreste trovare anche la versione alla pesca. Poi c'è di Achillea un succo bene melagrana, che è questo qua. Non ho idea del sapore della melagrana. Contiene solo zuccheri naturalmente presenti nella frutta. Il prezzo consigliato di questo è 1,99 euro. Ed infine c'è questa piccolina qui di Adez, come si dice, la bevanda vegetale alla mandorla con avena e riso senza zuccheri aggiunti. Potreste trovare in alternativa a quella che speravo di trovare io, e quindi se l'avete provata fatemi sapere. Il prezzo consigliato di questa, credo non so se nella versione grande, perché questa qua è una versione da proprio baby, da 250 ml. Io solitamente l'ho vista sempre da mezzo litro. Comunque qua mi dà il prezzo di questo 2,69 euro. Voi potreste trovare l'Adex Mix, che contiene, vediamo se riesco a vederlo, noci, mandorle, semini, eccetera. Ah, è blu.
Quella mi incuriosiva di più, infatti la sto cercando di vedere se la trovo da provare, ma ancora non l'ho provata. Questa qua la userò magari per il porridge al mattino. E fine, degusta box vuota. Come avete visto ci sono un sacco di cose molto dolci per la colazione, un sacco di prodotti interessanti. Io vado a sistemare tutto, a fare i miei sacchetti e poi ci vediamo dopo con i saluti finali. Solita postazione dei saluti finali, questo vlog è lunghissimo quindi chiudo qua. Spero di avervi tenuto compagnia, ci vediamo credo giovedì. Ancora per questo mese di agosto, cioè questo mese di agosto, questa settimana e poi arriviamo a settembre e ci vediamo con 3 video a settimana, quindi credo che ci vedremo direttamente giovedì con un nuovo video. Forse arriva il video sui terminati Eurospin, i miei prodotti sì, i miei prodotti no. E spero di avervi tenuto compagnia e un bacio, ciao!